Salve ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video dei risultati del Fantacalcio. Sono in leggero ritardo rispetto ad altri, però ho voluto far uscire un video al giorno, almeno ci provo. Mo domani chissà cosa uscirà, dopodomani chissà cosa uscirà, se usciranno argomenti freschi freschi li porto. Dunque, video del secondo Fantacalcio. Fantacalcio, come sempre, come è successo in passato, come succede oggi, come succederà fino alla fine della stagione, è in collaborazione con Fantamaster, link in descrizione, mi raccomando. E tra poco, tra meno di un mese, inizierà il mercato di riparazione. Speriamo di svegliarci. Oggi affrontavamo il Manzo Team, squadra composta da Brazzo, Crew e Fact Entertainment. Allora, molti mi hanno commentato in direct: ma devi risultare, avete quasi vinto. Ma io, per colpa di uno stronzo, non abbiamo fatto punti, per colpa di uno stronzo. Aspetta, ve lo presento, aspettate 5 secondi e ve lo porto qua lo stronzo. Vieni qua, stronzo, eccolo qua lo stronzo, eccolo qua lo stronzo, sono io lo stronzo, perché sono scarso? Perché madre natura mi ha creato scarso al fantacalcio? Perché? Però, voglio, questa è la prova, oggi, questa giornata passata, è la prova che il fantacalcio è fatto di culo! Di culo! E io e Kun, non ce l'abbiamo, a parte essere stronzo e ignorante del fantacalcio. E che cacchio, già vim una squadra in merda. Però, andiamo a leggere prima la loro formazione. Come sempre faccio un po' più di qua. Anzi, metto da quest'altra parte così è oscuro lo schermo. Allora, vogliamo sapere la depressione. Più che incazzatura, a parte l'incazzatura iniziale, mi sa proprio la depressione, perché non ce la faccio più. Spero che febbraio arrivi il prima possibile. Allora, loro hanno schierato un 4-3-3 con Berisha tra i pali, che ha preso 2 gol, 6,5 meno 2 gol subiti, 4,5. Poi Cancellor ammonito, 6,5 meno l'ammonizione, 6. Bonucci, Smalling, Acerbi, 6, 5, 6,5. E loro un punto in più per il modificatore di difesa. Poi centrocampo con Cagliecon, Matuidi, Brozovic. Cagliecon 6 più l'assist 7, Matuidi 6 e Brozovic 6 meno l'assist 7. E poi attacco. Io lo sapevo che il Napoli sta facendo schifo. Non pensavo che avrebbe regalato i gol, perché questa è la realtà. Oh, no, ci ha regalato, gliel'ha regalato i gol. No, l'Inter è grande, i campioni sono grandi. Hanno regalato noi Lautaro Martinez e Lukaku. Gol Lautaro 6,5 più 3 9,5. Lukaku doppietta, 8 più 6, 14 e Boga 5,5 per un totale di 78, quindi ci hanno rifilato 3 pappine. Noi Meret ha subito 3 gol, 5 meno i 3 gol, 2. Kolarov 5,5 meno l'ammonizione, 5. Biraghi normale 6. Demiral 6,5, a meno che sia giocato buono. De Silvestri 6. 0 di modificatore di difesa. Vabbè. Centrocampo a 4, che abbiamo schierato il 4-4-2. Castrovilli 6,5, Tonali 6,5, meno la munizione 6. Zaniolo 6 e Berenghere 5,5. Cioè Berenghere è l'unico che ha giocato una chiamata.
Il Torino ha vinto 2-0 e hai guardato una chiamata. Vabbè. Insigne 6,5, ci sta. Io nelle mie pagelle del giorno dopo forse ho sbagliato, dovevo mettere un votino in più a Insigne, ma comunque ci sta 6,5 e Vlahovic 5,5. Cioè potevamo fare un tranquillissimo 4-3-3 con Insigne, Belotti e Balotelli, e invece Belotti e Balotelli in panchina. Balotelli ha preso 7 più 3 gol meno l'ammonizione, che giustamente l'ammonizione non può mancare a Balotelli, 9,5, e Belotti doppietta 8 più la doppietta 14. Mo con i secoli ma non si va da nessuna parte, però probabilmente forse avremmo pareggiato, se vogliamo esagerare, ma dubito, perché il portiere ha avuto 2, Kolarov 5, non abbiamo avuto manco il punto in più in difesa, infatti abbiamo fatto un totale di 61,5, quindi manco un gol abbiamo fatto. Raga, ma poi, lasciando stare che io sono stato stronzo, ok? Ma chi cavolo se lo aspettava che Belotti facesse doppietta a Roma, quando prima della Roma aveva fatto 7 gol? 7 Belotti a Roma. Poi non parlavo di Balotelli, che ha fatto, questo è il secondo gol, mi sembra, che poi oltretutto ha preso pure l'ammonizione, come ho detto. Ma chi si aspettava che loro affrontavano Lazio e Roma, che difensivamente stavano giocando bene, che poi, ripeto, sono stato stronzo a non schierarli, perché loro due più Insigne teoricamente dovevano essere top dell'attacco. Sono stato stronzo, basta. Che devo fare? Secondo me Kun si sta strappando i capelli per essere stato accoppiato con me. Vabbè, mi dispiace Kun, mi dispiace. Risultati. Chiave Veronica che pareggia 2-2 contro gli ultimi. La Patatonia che perde nonostante la tripletta di Ronaldo per 1-2 con Winnie Decimo Meridio. Mazzotimi che vince 3-0 contro di noi. Sex Symbol che vincono con i capolisti. Bello. Poi classifica, inutile dirla, perché SS Fazio 32 punti, Sex Symbol a 30, quindi Sex Symbol si vanno sotto prepotentemente, la Patatonia a 29, Manzo Team a 25, gli ultimi a 20, Chiave Veronica a 18, Winnie Decimo Meridio a 17 e Tettenham 5. Io mi dispiaccio con Kun, che come compagno di squadra ha uno stronzo di prima categoria, mi dispiace. Io sapete che faccio? Vi lascio la rosa nel primo commento, ok? Tutta la rosa, così mi consigliate voi che formazione mettere e che modulo mettere, poi io la mando a Kun e vediamo se concorda, ok? Che io con la mia testa faccio cagate, ok? Dico semplicemente questo. Non c'è più niente da incazzarsi, lo stronzo, lo ribadisco ancora, sono io. Ma io un saluto a tutti, fatemi sapere chi vi ha fatto bestemmiare e chi vi ha fatto elogiare in questa giornata, fatemi sapere perché no, in che posizione state, cosa avete fatto nella prima giornata, vinto, perso, per i picchi e per i pacchi. Vabbè, un saluto a tutti, forza Napoli sempre, forza Tettenham. Caro febbraio, vieni a Brest, ciao a io.